Abruzzo web, no? Sì, no, quello va a tutte le televisioni. Infatti ho un compagno. Ah, Pietro Quaresimale, assessore con delega al sociale della Regione Abruzzo, lei ha fortemente voluto questa festa del sociale per tracciare un bilancio di quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto quello che resta ancora da fare nei prossimi. Un grande successo a fine giornata, una grande partecipazione, sono molto felice. Ho voluto fortemente questo evento a Roseto per fare un po' il punto su tutte le attività, le misure, le azioni messe in campo dal mio assessorato, un ulteriore confronto con le associazioni del terzo settore, con le associazioni di categoria e tutte le persone che hanno voluto partecipare perché sono sensibile alla problematica del sociale. Abbiamo fatto una sintesi di tutto ciò che abbiamo messo in campo, come il caregiver in cui abbiamo triplicato i fondi, così come vita indipendente in cui abbiamo finanziato tutte le domande per una somma totale di quasi 8 milioni, una somma specifica che prima non era prevista in bilancio per l'autismo, che purtroppo è una problematica infortunata, abbiamo messo oltre 2 milioni di euro, il rimborso delle spese per i malati oncologici che devono ricorrere a cure fuori regioni, ma anche i tanti fondi messi in campo per combattere la violenza di genere, dove abbiamo previsto anche un'app che è una progettualità innovativa. L'Abruzzo è una delle prime regioni che a livello tecnologico vuole combattere questo fenomeno in crescita, soprattutto dopo la pandemia, ma anche il dopo di noi, questa misura importante per le persone in difficoltà che perdono i propri cari e quindi diamo anche lì una garanzia. Siamo sulla strada giusta. La regione era fanalino di coda per quanto riguarda il sociale, invece abbiamo fatto dei passi importanti in avanti, siamo tra le prime posizioni con le regioni più importanti d'Italia, ma dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a impegnarci in sinergia, facendo confronti, facendo concertazione, così come abbiamo fatto col piano sociale con una somma di 450 milioni, che è stato il frutto di un lavoro sinergico in cui abbiamo sentito tutti gli ambiti, anche lì tutte le parti sociali, ed è venuto uno strumento che ci permetterà di affrontare le nuove sfide. Sono molto contento, voglio continuare a lavorare per le persone più deboli, per cercare di aiutarle, per non far rimanere nessuno indietro. Stiamo lavorando anche sulle barriere architettoniche, con il progetto Green Ability abbiamo cercato di abbatterle nei giardini, nei parchi giochi, perché anche i turisti che vengono devono avere un Abruzzo solidale e inclusivo. Dobbiamo continuare a lavorare nei prossimi anni per andare avanti con questo piano sociale che sicuramente ci permetterà di dare ulteriore riscontro alle problematiche nell'ambito sociale. Adesso cambiamo un po' scenario sulle società di mutuo soccorso, ha detto Berardino, no?